pronostico per la partita di domani, Italia-Ucraina, secondo te come va a finire la partita? 2-0 per l'Italia. 2-0 per l'Italia, 2-0 dai gol che vengono segnati al primo tempo oppure al secondo tempo? Al secondo tempo, secondo me. Secondo tempo, quindi l'Italia vincerà 2-0 con una gol a zero. Non è che puoi dire pure, se tu dici anche chi segna, chi segnerà i gol, partecipi ad un premio. Il concorso si chiama Indovina chi segna e c'è come premio finale un cellulare, un buono in una pizzeria, un buono in un ristorante e poi altri premi. Sai pure chi eventualmente dovrebbe segnare questi gol? Totti. Quindi, Tonino ha risposto, 2-0, 2 gol di Totti. Grazie. La voce Italia-Ucraina, su Nicola, secondo te, Italia stasera? Vince l'Italia. Quanto vincerà? 2-0. 2-0. Facciamo le cose proprio complete. Secondo te, chi è che segnerà i gol dell'Italia? Quali? Il giocatore, va bene, comunque il risultato finale è 2-0. Qualcuno di voi vuole dire anche il risultato finale e partecipare al concorso? Avessi aperto l'Italia, rimanemo. Secondo te come va a finire domani l'Italia? Vinciamo. Speriamo bene, chi vincerà? Vincerà. Secondo te quanto vincerà il risultato finale, Italia-Ucraina? Ma diciamo 3-1, con Inzaghi. Quindi deve giocare Inzaghi. Dove Inzaghi è punta. Inzaghi di punta. Oh. Ma Inzaghi domani secondo te segnerà o non segnerà? Si gioca segna. Vabbè, se non gioca per forza un segno. No, ma se gioca di segno. Segna. Al posto di chi deve giocare. Ma che cacciate c'è quindi cacciamo Boni e Inzaghi. Risultato finale. 3-1 a marca. Andiamo avanti. Oh, lascio via che sul ruolo. Chi fa l'Italia? La so io. Perditi. Ma quanti è che perdo? Perditi. E dopo bravo, la fine. Bravo Marco. Dai. Ma perché perdo domani l'Italia? Per lo giuriccio chi tengo. Il mio giocatore non è che hanno rubato. No, lo figlio, non è che ha rubato. Sano, in tutte le partite giocatore. Oh, ta taglia la chissà, ta. Ha detto, ecco io all'anno quando siamo arrivati. Buono, l'inizio della partita Italia-Ucraina. Un giudizio di Massimo Soli. Come andrà, come finirà la partita? Poi, come formazione, chi è che dovrebbe togliere Lippi e chi dovrebbe inserire? L'ultima partita vi è piaciuta oppure c'è qualcosa che potrebbe essere modificato? Io penso che qualcosa potrebbe essere modificato sull'attacco. Dovrebbe entrare chi? Togliamo, facciamo la formazione, togliamo l'attacco, chi togliamo e chi mettiamo? Io toglierei Toni e metterei Inzaghi. Toni ed Inzaghi. Il risultato finale sarà, secondo voi? 2-0. Se ci dice di sé chi potrebbe segnare, partecipa a un concorso come premio, se poi si... c'è un cellulare come regalo, quindi Totti Inzaghi 2-0, Totti Inzaghi, ma al primo o secondo tempo segnerà? Hai capito quella cosa là? È da vedere, quindi Mastro Antonio tra il primo e il secondo tempo, Totti Inzaghi uno per tempo, 2-0, benissimo, grazie. Con la Russia, con l'Ucraina. Ah, voi l'Italia l'avete vista ancora una volta se è partita, caro. Sapete che si gioca l'Italia? All'Ovino, sì. L'altra volta che ha fatto, ha vinto a Pierce. Come va? Non so se ha vinto a Pierce. Ha vinto. Ma domani sera, secondo voi, chi facciamo? Perdiamo o vincimo? E no che si vince, si è vinto alle pallone, alla cosa da Reggia. Non si sa da chi, se vince, vincinati. L'Italia va sempre forte. È una cosa incredibile. Vabbè, grazie. Italia. Secondo voi domani chi fa l'Italia? Ah, perde o vince? Perde. Quanto perde? Vediamo un poco. Quanto più o meno secondo voi quanto perde? 3-0. L'Italia. Ieri, ma perdeli perché non fa la formazione buona al laboratorio o perché giocare. Ha sui propri giocatori con l'indirizzo. Secondo voi invece vincere quanto vince? 2-1. Allora 2-1 e 3-0, due pareri diversi, ma speriamo bene. Italia-Ucraina, domani sera, chi ne vince? L'Italia
che fa l'Italia domani? Perde, di vincere. Io guarda, tu sai che mi sporti io, non tengo segno sportivo, ma hai visto la partitella così, però secondo me vince l'Italia. Quanto? E c'era un salone sopporto. 1-0. Ma secondo te la formazione di Gallito, buona, mica c'era ancora, c'era mica rancunato. Chi ne è che non ti piace anche che ci ha messo? Mi piace tutto. Quindi va buono. Sì, va bene. Come ha fatto? 1-0. Come ha fatto? Viva l'Italia. 1-0, viva l'Italia. Il nazionale però lo sa, frate. L'Italia. Volta la poi, ti romano. Domani Italia-Ucraina. Secondo voi, chi ne vince? Bravo. L'Italia? Ma perché siamo italiani o perché siamo italiani? No, perché siamo più qua. Compa, la stessa cosa. Ma siamo quando è buono combattere, la bella che faceva, io non ho la verde della metà all'Italia. Quindi l'Italia perde? No, che chiedo che... Sì, io vincio, te lo dico che vinco. Ma vince per forza. Io, all'allenamento da parte mia, dico che vince. Poi, sì, pareggia di... Ma si sta bene pure. Ma la formazione, secondo voi, va bene? Sì, no. Ma che c'è ancora? Che non me la faccio ancora. A me anche c'è ancora. A chi ami cacciare? Ah, io a Girardino intanto vi è buono. Cacciamo a Girardino ci mettiamo. E ci mettiamo a quello. A Del Piero. No, l'altro, quello che si chiama? Inzaghi. No. Primo tempo o secondo tempo? Quindi Tony e Totti sono 2-0 e non fa personale. Manca proprio un uomo che trae dalla squadra nazionale che spetta ieri scorso, della squadra che deve arrivare e che arriverà da domani. Ma domani Totti. Ma la formazione va bene così o dobbiamo togliere qualcuno e mettere qualcun altro? No, va bene. Il risultato finale... Siamo a lavorare lì in Santa Pace. 2-0. Il risultato finale 2-0. Prognostico. Un tarino. Perché? Non devi, signor italiano, non devi. Ma tu sei con l'Italia? No, mai stato. Ma va lì sull'ultima partita. Un devi io, speriamo che domani sera esce solo qui. Come è? E secondo te come inizia domani sera la partita? Ma vedrai che forse il gol lo farà Tony, forse sarà la volta buona. Tony? Certo. Grazie. Italia, domani sera io per l'Italia, domani sera. Ecco ma. Secondo voi chi c'ha? Chi domani sera o no? C'è delle cose. Devo andare a un'estesa del paese. Qualche esperto del paese, Dio. Prego, accomodate. Un risultato finale, secondo voi, domani? Perdimo. Proprio noi abbiamo un buon governo, perdiamo con le cose. Ma quale governo? Va lì il governo, ma è lì che io parlo del risultato domani sera, Italia, come finirà la partita? 2-0. Vince l'Italia? Sì. Forza Italia allora. Sì, forza Italia. No, io sto in Venezuela. Venezuela. Eventualmente per la prossima partita, se l'Italia... Quindi il prossimo incontro potrebbe essere pure l'Italia argentina. Tutto può essere, comunque io sto in Venezuela, gente argentina. Secondo voi domani come finirà la partita? Oddio, tutto è imprevedibile. È imprevedibile.
l'Italia, dopo la domenica con Cristo che ha giocato, l'unica partita con Cristo che ha giocato, anche se ha vinto fortunatamente, perché proprio quella, diciamo, hanno giocato, si sono difeso all'ultimo minuto. Vabbè, ok, comunque. Tutte e due sì che non avevo quelle piglie. Quindi l'ultima partita però l'hai piaciuta. Sì, per lo meno hanno giocato, sono difesi. Secondo voi un rigore c'era o non c'era? Guarda, può darsi che c'era, comunque è bene. Il risultato è domani, secondo voi quanto finirà? Per quanto non lo so, però io spero che dica l'Italia. Perché è secondo me, forza Italia. Forza Italia. Ok, 1-1. Cancellare. Aspetta, aspetta. Non vince io. Secondo te cosa dice da no. Ucraina o Ucraina? È leggibile cosa chiamano? Ucraina. Quindi allora dici master, magari dici Ucraina, è leggibile chiamarlo Ucraina. A poco della partita domani le colpisce. 1-0 l'Italia. Se dici chi ne segna pure e se segna il primo tempo o il secondo tempo, partecipa al primo tempo o il secondo tempo. Quindi il voto finale, Italia, Ucraina, 1-0, segna Girardino. Fino a ora la formazione che ha fatto Lippi è giusta o c'è qualcuno che invece non ha visto qui? No, vabbè, chi che hanno giocato, c'è amore. Domani ha detto che c'è qualcuno, ha detto che c'è qualcuno, ma buona chi l'altra volta. Giocano gli stessi in casa di Bertone. E hanno cosa lo costa di Matarazzi e casa che lo maglione là di. Quindi ma sul risultato finale cosa sarà domani? 1-1 alle 30 supplementari. Quindi tempo supplementare 1-1 come ti avevi rigore? Non c'è altro tempo supplementare. E alle rigore partivo cos'è? Perché mi perdo? Ma quindi domani avevamo il rigore e poi dice rigore. Quando c'è il cerco di rigore è così. Questo è pessimista che sono un bello risultato. Noi dicevamo nel primo tempo. Quindi andiamo alle tempi supplementari e poi dopo no, poi vince, poi cominciamo con i rigori. Casa strana che non le rigori. E c'è la cosa. Però l'altra. Stavolta c'è vicino. Allo primo tempo. Delle Italia d'Italia. Dell'Elmo. Seicinta. Dov'è? La vittoria. La porga. La chiò. È schiava. Di Roma. L'Italia. Di Dio la creò. E chi l'ha scritto? E chi. Va bene. Sì. E le parole che ne ha scritte? Va bene, non me lo voglio dire che ne ha scritto. Te la manca Allora, domande, allora poche ore da Italia-Ucraina. Ma si dice l'Ucraina o l'Ucraina? Non l'ho capito. Io sto dicendo Ucraina. Ma non c'è in Ucraina, no? E nessuno dice no, allora se uno dice l'Ucraina sta bene, problema. Ma adesso secondo te cosa dice l'Ucraina o Ucraina? Dille in inglese che non sbaglio e le himmel sono Ucraina. Secondo te cosa va a finire male Italia Ucraina? Ma ti dare una festa che dico che è una cazzata al. Allora, tra le altre cose, se 100.000 chiede un premio, chiede un telefono. Okay. Allora, per indominare, qui finisce la partita. Chi ne segna di, e si segna lo allora, primo o lo secondo? Primo, non come indovinare, spero che vince l'Ucraina. Uno. Allora, sì, io l'Italia la posso vedere, ma giro da cazzo di cose. No, allora, vedo. No, no. Spero che vince l'Ucraina. 1-0, 2-0. 2-0. 2-0. I giocatori che segnano non so più di cosa che ma vedo una cena per dimostrare frate chi lo sei? I tempi di altri tempi sì. Siamo italiani però attualmente cioè, si parla adesso un po' per disperare potremmo dire allora Forza Italia. Forza Italia con pallone, no Forza Italia. E dice una, siamo. Diciamo Forza Azzurri, per eliminare ogni equivoco. A me deco finisce domani. Italia. Italia vince 1-0. Allora scusa, perché calcio pure io, se noi non possiamo con i giocatori dell'Ucraina, devo dare dei cose. Allora, Italia 2-0. Chi ne segna domani? La formazione va buona, chi la mia aggiunazione? Non sai che è il posto di Totti. Bravo, è la stessa cosa di qui. Forza Italia, Forza Italia, Forza Italia. Secco, la c'è. E chi ne segna? Diciamo. È un gioco, Che mi dica per del Piero Bandini. Quindi devo giocare Inzaghi. Inzaghi e Totti. Inzaghi e Totti. Quindi, la nation del Piero. E
ecco il toro. Quindi risultato finale della serie. Grazie. Secondo te segnano il primo e il secondo tempo? Uno è il primo tempo e il secondo tempo. Risultato finale 2-0. Sì, eventualmente. Come va la pizza tricolore in questo locale? No. Pizza tricolore, mozzarella, rucola. Secondo te come finisce la partita domani? Italia, Ucraina, risultato finale 2-1. 2-1. Chi è che segna lì? Totti, Totti. Totti, Totti. Ma lo primo o secondo tempo? Primo tempo, secondo tempo. Risultato finale 2-1. Domani sera grande pizza. Pizza tricolore. Forza, forza Italia, forza Italia. Forza Azzurri. Ah, Forza Azzurri. Che differenza c'è fra Forza Italia e Forza Azzurri? Sempre un per l'altro. Non è che la manda per Berlusconi. No. Ma domani secondo te come finisce la partita domani? 3-1. 3-1 vince l'Italia. E chi ne segna? È difficile. Lo sapevo bene di New York. Il chissà non bene. Quindi il risultato finale 3-1. Non può partecipare al concorso, cioè dici tre nomi, chi ne segna, se hanno primo o secondo tempo, eventualmente se vince un telefonino. E beh, c'è un modo, c'è cosa, c'è il numero. Allora, due Inzaghi. Due Inzaghi. E uno Totti. Inzaghi, secondo Totti. E della Sericina. Quindi è completo. Se eventualmente, qui, risultato finale, Italia, Ucraina, 3-1. Il parere è Aldo Bolle. Ma no, ma domani no, cosa che un... domani sera. La bandierina. 7-0 Italia. Tutti c'è ricetto. Tutti 7-0. Non so che ne dici domani. No, la Croazia. No, domani con l'Ucraina. Con l'Ucraina. Con la Croazia vuole per l'Italia. Ah, partita! Quindi vince l'Italia, chi ne segna è difficile lo sapere. Il risultato finale quindi 1-0 per l'Italia. Stasera finalmente Italia-Francia, è la terza volta, e alla terza volta così dice di uno ci appizza di un sacco. Stavolta c'ha la pizza sicuramente alla Francia, due volte ne ha vinto, stavolta i fulminavo. Ma non sapete che abbiamo fatto stamattina assieme a Marco Gatto e a Mario Sabatini? E con l'aiuto di Bruno siamo venuti in giro per il paese, perché le volevamo fare a fascino stamattina all'Italia. E sicuramente stasera gli vincevo. Quanto vincevo stasera? 2-0. Quanto vincevo stasera? Lo stesso. 2-0. Preparamone. Pipi, corno ed aglio, e in giro troviamo pure il corno. Totò, su due volte che la Francia la B, secondo me c'è il numero 2 più in giro. Facciamo una cosa, cacciamo lì, guarda, io devo portare un attrezzo in questa mattina, guarda, stavate tempo sotto l'attrezzo. Qui da un po' se ci possiamo fare ancora cosa. Che su Servati o c'è qualcosa cosa speciale secondo te? Alla pagina già. Ripitari. Ma che affascino che aveva l'Italia, oh! Ci abbiamo fatto, dottor. Quanto inizia stasera? Italia-Francia, che facciamo? Guarda le lacrime, È pericoloso. E vince. Poi all'ultimo momento ci vogliamo una volta. Amo sfascinata stavolta Italia-Francia, stasera siamo campioni. Possiamo cantare l'inno nazionale. Fratelli d'Italia. E va bene, a posto. Aspetta. No, me ne sono in Giulietta. E perché? Ah, tu per me! Usa che stasera c'è la partita, con che ne giochiamo stasera, Maria? Non ti capisci niente, partita mia me ne dovete parlare. Stasera c'è la sfilata, al paese, stasera vince l'Italia. Alle francesi vincevo, che dici? Sì, non lo capisci il partito. Questo fa la patria italiana, non l'ho visto. Ah, quindi stasera siete italiani? Non c'è niente, nemmeno si domanda.
Hai capito? Ma però con te c'è ancora pure male alla Francia. No, no, io penso ancora pure la cosa, ma tre quarti in fuori è all'Italia. All'Italia. E no, tre quarti è alla Francia. Ma i francesi, gente, ma una cosa, i francesi ne possono vivere, non ne possono vivere, c'è tutta la stima per gli italiani, o no? O te lo poco poco la puzza sotto un naso. No, no, i francesi ti vedo più, sono falsi e cortesi. Francesi, falsi e cortesi. Come dice stasera la partita? Ma normalmente lo sono dice gli italiani. Italiani. Ma vedete la partita stasera? Ho già qui siete stati. Siete già giocati. Non la vedi, Gene? Un pallone, alla chiazza. Alla chiazza. Alle 7 c'è una torta di 5 metri, siete tutti invitati. Si fa stasera l'Italia? C'è stasera. 1-0. 1-0. 2-0. 1-0. 1-0. 1-0. La Francia? No, l'Italia. Che fa stasera l'Italia? Quanto può dare di alto? 7. 1-0, 1-0, 1-0. Un di alto. Ma tu hai detto noi, ma voi di Nella Cera lo sapete, sì. Ah, in Nella Cera lo sapete, sì. Fratelli d'Italia, l'Italia, celeste, forza Italia, forza Italia. Ma voi siete dalla Francia? No, noi c'è figlio paterno. Ah, paterno calabro, che ne pensate stasera la partita? 1-0 per l'Italia. Ah, vince 1-0 l'Italia. E chi ne segna di parola sapete? Chi ne segna? Chi ne segna? Chi ne segna? Non certo Del Piero che... Del Piero fa un gioco, per favore. Diciamo che c'ho... Se vuole state nel mano, no! E se ne attorni stasera, dai! Chi torna? No, chi torna? Va bene! Quindi questo è come mai si parlo? Secondo te che finisce solo la partita stasera? Chi ne vince? 2-0. L'Italia? Tutti dicono 2-0. Non è che riesci a dominare chi ne segna? No. Ecco, se vince proprio con telefonino. No. Invece lui non è così. No. Non mi ricordo proprio come ha fatto la formazione. Io non mi ricordo. Sa solo che c'è andato finale 2-0. Sì. Ma tu sei stato fatto alla Francia, no? No. No, Francia no. Quindi, Italia, Francia, 2-0. Il francese alla cassa e l'Italia campione del mondo. Ciao. Almeno. Ciao, grazie. No. Poi inizia stasera questa partita Italia-Francia. 2-0 ci sta bene. Ma le basta non dalla Francia. Ma te ci capano su la strada. No, ci capano. Ci capano. Allora, sopravvivi. Chi ne segna, io lo sapete. Sentite che ne segna, non ci sono telefonato. Ah, che ne segna, pure vicino, che ne segna il non te lo importante. No, io stasera può aprire questa partita in Italia Francia. Ma il francese è vero che aveva la forza sotto un naso, lui c'è un giro. Era anche c'è un giro tedesco. Lui è francese. Ma su lei è francese o è tedesco? Come dici stasera voi? Quattro. Ma vedete stasera questa partita? Stasera mancava il mondo. Stasera l'Italia ha vinto. Hai capito che stanno vedere. Guarda che mi sta facendo. Ma stasera come inizia questa partita? Un bruno, prima la sono andata via. Ma con quanto inizio stasera questa partita? 4-0. Ma noi siamo sfortunati, vedete che abbiamo portato sta mattina, guarda. Ah, oi, che corno lungo. Ma fascino che sono fatto. Quindi fate 4-0. 4-0 da dire. Ma 4-0, va bene. Ma aspettiamo alle 7, c'è alle 7. Alle 7 c'è la festa italiana, ne mangiamo tutti alla torta e prendiamo all'Italia. A dove? Allo quartiere azzurro. Va bene. Aspettiamo, arrivederci. Ragazzi, l'italiano che va forte, oye, Matteo. Il prosciutto italiano, se vedete più il prosciutto francese, è giusto. Ma va bene, è vero. E lo spumante italiano se vedete più anche il francese. Quanto finisce stasera questa partita? 3-0! Signor, vinciamo 3-0! Voi chi ne decide? 3-0! Se mi decide chi ne segna, ne potete vincere hanno telefonino!
un carocito con giocatore di carne. Chi non piace te la ruota? Vai, va bene, 3-0, va bene, grazie. Che la sai farla fra, dice che ne iettano loro, ne iettano, vinci con 3-0. C'è capano il 30, secondo me. C'è capano, pure qua, ma ci sono sicuro. E chi ne sei io, vedi? La tua sua casa non lo fa uno quattro ce l'ha già quindi è nato per loro sulla Calabria, forza Calabria, ma pure che da l'unica calabrese mi continua allora cantavo Calabrisella mia Calabria, forza Italia, forza Italia, ma non che lei danno scorso no adesso sì, adesso sì, l'unico manino, ma perché era un raro, ma tu sei con l'Italia, con la Francia, tu con la Francia, e perché con la Francia? Perché è mica la Francia che l'Italia. E quando vince la Francia? Ma no, tu le dici, ma tu dici che vinciamo? Lo perdiamo. Che facciamo? E che fa l'Italia? Chi è? Però ovviamente è che vuole. Sapevo che era mamma, allora dico secondo me mi c'è sempre il loro ma hanno piaciuto noi abbiamo piaciuto ma stavolta le c'hai te la galata si faceva anche quattro ma parliamo noi dei canoni va bene quanto vinci secondo voi? Secondo me 2-0 1-0 le motore quando dice parlava bene va bene 1-0 se mi dice chi ne segna potete vincere pure un telefonino è difficile però è muore ma io sì allora udi qui Noi vinciamo, quindi c'è la partita di Francia, grazie. Che ne segna tutti italiani che tutti italiani tutti italiani tutti italiani lo conoscete ormai ma lo conoscete nelle nazionali l'Italia va bene forse Italia allora come finisce stasera la partita 1-0 per l'Italia 1-0 per l'Italia per l'Italia
allora siccome hai detto 1-0 per la Francia, guardate chi cacciamo, è la massima, aiuto, aiuto, grazie. Io speak English. Le signorine qua, piano in terra. No, anche lui la può portare giù. Le signorine qui.
ce n'è più della metà, quindi assaggiate la grandissima torta preparata apposta per questa grande serata italiana dall'azienda Giuliano con i migliori dolci della zona. Quindi l'azienda Giuliano va ringraziata assieme alla cartolina Mickey Mouse, assieme alla Fruttolandia, assieme alla casa, al negozio sportivo di Gaetano, e poi al bar San Francesco e a tutti gli altri che non mi ricordo in questo momento che hanno contribuito. Una buona pizza dopo i mondiali, dopo la bella vittoria, festeggeremo tutti andando all'agriturismo di Pignone oppure al pub dove ci sarà questa sera una pizza a tema, pizza italiana, oppure al bar Pizzeria Scaramelli qui in villa. No, 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 no,
viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia non dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia con gli occhi aperti e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. L'Italia con le bandiere, l'Italia povera come sempre, l'Italia con gli occhi aperti e la notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.